Care amiche e cari amici di Rossini TV, Fano chiama, Rossini TV risponde. Siamo nel cortile del comune di Fano, tra poco nella Sala della Concordia sarà presentata la manifestazione che riprende il nome storico che tanto lustro dà alla città della fortuna, la storia medievale legata ai Malatesta che sarà ripresa nella manifestazione I Malatesta Fano che si svolgerà a cavallo fra giugno e luglio. Seguirà poi una conferenza stampa a metà del mese di giugno dove sarà illustrato il programma dettagliato della manifestazione che oggi viene presentata in una sorta di anteprima dedicata agli operatori e alla stampa. Alla fine di giugno e l'inizio di luglio questa manifestazione a Fano, giunta alla 10ª edizione e che ha deciso di cambiare nome per dare ancora più forza al suo richiamo storico. Esatto, ormai siamo giunti al 10º anno di quello che è il Palio delle Contrade che quest'anno, in occasione appunto del 10º anniversario, ha deciso di cambiare veste, ha deciso di intanto cambiare nome. Ci siamo andati a ricercare nella nostra storia, negli eventi di Fano, per andare a trovare quello che è il nostro progetto. Il nostro progetto è quello di incentrare la storia malatestiana, che Fano ne è ricchissima, ha tantissima storia medievale da raccontare, e quindi abbiamo deciso appunto di rinnovare il nome e chiamare I Malatesta Fano. Grazie al Comune di Fano, alla Regione Marche e alla Confcommercio che ci ha concesso anche la possibilità di riutilizzare questo nome, abbiamo deciso di rinnovare oltre che il nome anche il format. Infatti troverete, non ve lo sveliamo perché più avanti vi sveleremo il programma, troverete grandi novità a livello di zone che andremo a rievocare, andremo a far vivere alla città ma anche ai turisti quella che è l'epoca medievale nella città di Fano, che è da scoprire e da approfondire sicuramente. Quindi a conferma della vocazione della città di Fano, grande storia romana ma anche grande storia medievale, tutta da scoprire. Il Palio delle Contrade era comunque una manifestazione molto seguita ovviamente dalla cittadinanza ma anche da tutti i turisti, e immaginiamo che sia l'obiettivo di quest'anno. Il Palio delle Contrade non muore, anzi il Palio delle Contrade sarà ancora presente all'interno dei Malatesta Fano, perché ci sarà comunque la disfida delle contrade all'interno della manifestazione, che però amplia i propri raggi d'azione e incentra soprattutto in quella che è la rievocazione storica e la valorizzazione dei patrimoni medievali della città di Fano. Benissimo, allora restiamo in attesa di conoscere la sorpresa. Grazie mille, ci vediamo fra qualche settimana per il programma definitivo e nei dettagli. Sindaco, credo che sia un motivo di orgoglio e di soddisfazione vedere tornare fuori questo nome così importante per la città di Fano, I Malatesta. Beh sì, è una pagina della nostra storia veramente importante, che non è solo territoriale ma direi nazionale, perché I Malatesta hanno rappresentato da Fano su fino a Bergamo e Brescia un momento importante della nostra storia. Non dimentichiamo che noi conserviamo di nostra proprietà i codici malatestiani, che sono la prima testimonianza di contabilità. Fra l'altro da voi abbiamo attinto anche elementi importanti, mi viene in mente il documento che attesta che nel 1347 pagavamo, i Malatesta pagavano delle spese per il carnevale. Per cui la Fano è una città storica e passeggiando lo si vede, lo si scopre e trasmette un'atmosfera molto bella. Abbiamo una città romana ma c'è una città medievale dove i Malatesta hanno lasciato un segno tangibile, dalla rocca alla corte, e quindi questa presenza, queste manifestazioni, questo ritorno è importante, significa valorizzare la nostra città, significa valorizzare la nostra storia, che è un patrimonio straordinario che appartiene all'Italia, appartiene alle varie realtà e che sono un valore aggiunto. L'ha citato giustamente il fatto che eventualmente ci sono davvero delle prove che il Carnevale di Fano sia il più antico d'Italia, ma al di là del Carnevale di Fano sta arrivando una stagione che per la città della fortuna è fondamentale, l'estate. Ci si aspetta davvero tanto per questa stagione 2023, nonostante sia cominciata in maniera decisamente difficile. Sì, beh, col clima, col tempo non possiamo più di tanto. Mentre noi ci siamo già attrezzati, siamo pronti, abbiamo un programma ricchissimo
per tutta l'estate e devo dire, insomma, i primi elementi che abbiamo ci fanno ben sperare, perché c'è attenzione, c'è gente che gira e quindi siamo positivi e fiduciosi. Buona estate, Sindaco. Grazie a tutti poi. Amerigo Varotti, l'importanza di Confcommercio in questa manifestazione che riacquisisce un nome che non viene dal nulla, anzi. Sì, diciamo che Malatesta Fano è una manifestazione ideata da Confcommercio tanti anni fa, che poi era stata sospesa dalla nostra organizzazione. Oggi l'associazione La Pandolfaccia ci ha chiesto la possibilità di utilizzare questo nome modificando una loro manifestazione, anche quella tradizionale, che si svolgeva a Fano, e quindi è stato assemblato un programma 30 giugno, 1 e 2 luglio, molto importante, legato alla storia dei Malatesta o dei Malatesti, come si dice oggi. La storia di Fano è una storia romana, ma è una storia anche della famiglia dei Malatesta, poi sconfitta da Federico da Montefeltro in un'epica battaglia. Per noi è molto importante il ritorno alle origini, nome e lo sforzo che facemmo anni fa per dare a Fano una manifestazione importante che ricordasse la sua importante storia, ed è un evento eccezionale dal punto di vista turistico, perché il Confcommercio assicurerà una grande promozione a questa manifestazione. L'assessore Etienne Lucarelli presenta la conferenza stampa di presentazione di questa manifestazione che ha cambiato nome per un motivo ben preciso. Ma perché nel tempo è sempre stata così, si è sempre chiamato in Malatesta Fano. Ricordo quella volta, ripreso anche da Confcommercio, che portava avanti questa grande manifestazione, si è trasformata nel Palio delle Contrade con un bellissimo coinvolgimento di tutta la città. Oggi ritorna a rappresentarsi a pieno con i Malatesta Fano, dove la domenica comunque sarà sempre dedicata alle contrade e ci sarà un momento dedicato al Palio. Fondamentalmente una grande manifestazione che richiama un periodo storico fondamentale della nostra città, insomma, parla della famiglia Malatesti, della quale abbiamo delle evidenze storiche eccezionali. Abbiamo bisogno di raccontare bene di più la nostra storia, e una manifestazione importante come questa, con un gruppo storico, diciamo, che filologicamente, tra l'altro accompagnato dal Centro Studi Malatestiani anche per i costumi e per le attività che andranno a fare, ci dedicano un weekend completo con una serie di attività che toccano vari punti della nostra città e che quindi toccano Piazza 20 Settembre, ovviamente la Corte Malatestiana, con delle sorprese nel San Francesco che racconteremo più avanti, con l'arricchimento della zona Pincio. Ecco, ci aiuta le persone che saranno in visita nella nostra città a toccare tutti questi magnifici punti, evidenze storiche malatestiane della nostra città. Quindi un momento importante, un altro momento di creatività che si unisce ai tanti altri momenti di creatività che è la nostra città, una città veramente viva che ha voglia di raccontarsi. Quindi complimenti soprattutto ai ragazzi e alle persone che stanno supportando questa manifestazione. Sì, infatti era proprio qui che volevo concludere questo intervento, Assessore. Tantissimi gli eventi previsti a Fano, è un'estate veramente super, già partita con tante iniziative, proseguirà con degli appuntamenti fondamentali, Festival del Brodetto, per dire la prima, ma poi ce ne sono tantissimi. Bisogna dire che davvero Fano è una città, lei l'ha definita viva, io direi più che viva, viva e molto vivace. Ma abbiamo una comunità che ha voglia di rappresentarsi e io di questo ovviamente sono molto soddisfatto, perché si è aperto un dialogo veramente molto costruttivo con queste tante associazioni, e quindi da l'enogastronomia si partirà questo weekend 1 e 4 giugno, poi si partirà per la storia, quella malatestiana, e si percorreranno tanti momenti, avremo, insomma, passaggi festival subito dopo, avremo il jazz, grandi manifestazioni che conosciamo come la Fano di Cesena, insomma avremo una serie di manifestazioni che arricchiranno tutta la stagione estiva e racconteranno chi siamo. Bene, quindi potendo dare un consiglio ai turisti, venite a Fano per 3 mesi. Beh, noi vi aspettiamo.
la manifestazione che fino all'anno scorso si chiamava Palio delle Contrade, che comunque non andrà in vacanza perché sarà inserita in questa nuova, assume un nome importante, quello dei Malatesta, che sono comunque uno dei simboli della storia medievale di Fano. Sì, assolutamente, per noi è appunto un ritorno a questo nome così importante e ci rende molto orgogliosi perché come Confcommercio siamo stati i primi a credere nelle potenzialità di questa manifestazione già da un periodo storico lungo, diciamo, e quindi per noi è veramente far tornare in auge questo nome così importante che rappresenta un po' la storia di Fano. E la nostra associazione è stata proprio la prima a credere nella potenzialità della cultura e dell'arte della nostra città. Questo dimostra che con questo tipo di manifestazioni, con una nota di colore, no, che appunto mettono in campo queste associazioni, si può ricreare quell'atmosfera medievale che riguarda tutti i nostri vicoli, le nostre piazze, i nostri palazzi storici. Richiamano appunto questa atmosfera medievale che per noi è fondamentale, perché i Malatesta, non dimentichiamoci che comunque a Fano hanno creato comunque una città importante, vivibile, creando la Rocca, San Francesco, San Domenico, ed è una città allo stesso tempo anche vivibile dal punto di vista appunto ambientale. E allo stesso tempo richiama tanti turisti, quindi appetibile dal punto di vista turistico, che è quello che noi vogliamo. Tra l'altro la nostra associazione è stata talmente lungimirante che allora aveva creato anche la caccia al tesoro, che serviva a far conoscere anche tutti i borghi del nostro entroterra, perché c'era proprio questa caccia al tesoro di 300 km, mi sembra. Quindi per noi è importantissimo, perché già siamo stati appunto lungimiranti per far conoscere veramente la nostra città e nostri borghi. Quindi credo che la collaborazione con i Malatesta e il riportare in auge questo nome sia veramente il valore aggiunto di questa edizione, ragion per cui abbiamo deciso veramente di ricominciare questa collaborazione così importante. Detto anche ovviamente che questo insieme di manifestazioni, di cui oggi ne trattiamo una in particolare, sono davvero un bene incredibile per tutte le attività commerciali, per tutto ciò che voi rappresentate come associazione. Assolutamente sì, ed è per questo che questa manifestazione era stata pensata ed è stata fatta proprio per creare quella fiducia e quelle potenzialità nelle attività ricettive, nelle attività del commercio, delle imprese, per creare quelle economie nel territorio che per noi sono importanti e fondamentali, soprattutto nel periodo estivo, quindi dare quell'impulso e quella fiducia a livello economico che, ripeto, per noi e per le nostre imprese è fondamentale, le imprese che poi noi rappresentiamo tutti i giorni, quindi cerchiamo veramente questo.